SOS Arezzo TV. Ciao Fabio, buonasera. Oggi pizzica, eh? È arrivato il freddo. Noi ci vediamo in tutte le stagioni, freddo, vabbè, estate. È meglio d'estate. Ti ricordi quando siamo andati lì a San Polo, che quel caldo bello? Bello, pensaci benissimo. A quel caldo. Ma come si sta bene? 40 gradi, ma come si sta bene? Da giovane preferivi il freddo o il caldo? Da giovane preferivo il freddo. Anch'io. Io so, penso da sempre giovane, però adesso voglio il caldo. Anch'io. Da giovane preferivo il freddo, oggi preferisco il caldo. Allora, siamo qui, dici tu dove siamo. Hai fatto il vaccino per la meningite? Ma assolutamente no. E perché non lo fai? Ma non mi far parlare di queste cose, per favore, se no... Ah sì, perché... Tu l'hai fatto? Tu l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. Hai letto che poi... Adesso facciamo arrabbiare qualcuno, ma ho letto qui che, visto che hai voluto aprire questo argomento, che anche alcune persone che sono vaccinate l'hanno presa lo stesso. Come è vero, sta? Però ha visto l'ultimo caso che è successo della bambina che l'ha presa lo stesso, però l'ha presa in maniera meno intensa, sì. e qualche giorno di ospedale essere tolta. Va bene, tu hai fatto questo vaccino? Sì, sì, l'ho fatto più complesso anche. Che è più complesso? Anche per bronco e polmoni. Ah, c'è anche quello? Sì, è tutto insieme. Tutto insieme, tutto... Sì. Ho fatto tipo un'esavalente. Sì, perché con diciamo, quello che ho avuto devo stare attento. Dai. E tu fai bene. Tu però sei una categoria, non ti offendere, a rischio. Sotto tanti punti sotto di vista. Tanti punti di vista. Anche per chi ti incontra. No, scherzo, esatto. Dai. Allora, siamo però qui non per parlare di tutto questo, ma dici dove siamo. Qui è l'ingresso del Parco Ducci, sì. Ma da dove? Da via Catenaio. Da via Catenaio, dove sono le auto parcheggiate gratis, hai visto? Quindi non ci lamentiamo se poi lungo via Marco Pregno 50 metri più là sono a pagamento, perché il parcheggio gratis è interno. Cosa che tu non sapevi? No. Ecco. Io no, sei ben guardato di dirlo quando io facevo le mie critiche di quel nuovo parcheggio. Quindi ha ragione di essere a pagamento là, perché è gratis qua, quindi sono 50. Ma non lo sa nessuno, a meno quelli che abitano qui. Lo sanno. Lo sanno. Comunque, qui... Stiamo entrando nel Parco Ducci, e questa è un po' la situazione. Anche qui vedi, purtroppo, a parte le foglie che cadono dagli alberi, adesso è il periodo, siamo l'autunno, però magari un po' la soffiata ti starebbe bene. Un po' di sporcizia. Non ci sono soltanto. No, questa è solo diciamo una vetrina iniziale, perché qua poi adesso... questo tunnel sotto le piante che è bellissimo d'estate. Sì, d'inverno un po' meno. Entriamo nel Parco Ducci. E questo sotto via dei Carabinieri, c'è questo sottopassaggino, giustamente per evitare di attraversare la strada, ma questa è la situazione, come al solito, di tutti i passi, stropassi aretini, in cui ci si sfoga a sporcare il più possibile. È una cosa veramente vergognosa. Di tutti i tipi. Di tutti i tipi, odio tre cose, scrive sui muri, ecco, ma se scusa. Lo odia perché lo scrive, lo fa. L'ho capito io, le liste, l'incoerenza. Torna a rifare. Filosofia di alta scuola. Ma, mamma mia, il vandalismo è più bello quando sai cosa scrivere. Infatti, vediamo qui. Bellissimo. Molto che lo sanno poi sa cosa scrivere. Di cosa scrivere. Ma non lo so, la deficienza impera, non soltanto sì, perché poi in c'è... certi posti, ma anche in altri. Basta. No, è un peccato perché insomma. Un peccato sì, perché è bello. Poi sa, qui sono mattoni, è abbastanza bello, però. Diventa un po' indelebile, difficile poi toglierlo dai mattoni. Sì, poi tutta la fiancata, non solo. Sì, sì, tutto, è stato rifatto tutto. Questi mattoncini. Quindi, tutto. Ormai qui intorno è stato completamente scritto. Quindi, peccato perché questo è un parco molto frequentato, perché attraverso la pista ciclabile, zona pedonabile, ad esempio, anche dalla zona dell'Orciolaia vengono qua tranquillamente, senza attraversare nessun tipo di strada. E quindi i bambini. Qua d'estate piano, oggi magari un po' meno, questo freddo, senti come pizzica. Veramente, sì. Però diciamo che è un bel parco e quindi è un peccato arrivare qui. E trovare questa roba, questo lavoro. Vabbè, che dobbiamo farci? Sì, il comune sarà impegnato a ripulirli, alcuni li ha anche ripuliti, ma tanto li ripulisci e poi lo rifanno un'altra volta. Esatto, la mamma dei cretini. Senti, il sindaco di Castiglio Fiorentino, che salutiamo, Mario Agnelli, lui ha messo le fototrappole, sai? Cioè una specie di autovelox, tra virgolette, in alcune zone per l'abbandono di rifiuti, che diciamo dovrebbe cogliere in flagrante o quantomeno risalire a chi tipo abbandona i rifiuti in zone dove non deve. Chiaro che non puoi mettere queste, chiamiamole, fototrappole dappertutto, però ad esempio in un posto come questo ci metti, non so con che tecnologia viene fatto, quanto costi, però forse con queste misure in alcuni punti forse la voglia passa poi.
non soltanto per le scritte, ma anche, anche questo per altre posto cose. Che si presta anche altre cose, è molto, diciamo, nascosto, la sera è abbastanza buio, anche se le luci un po' ci sono, ma sai, qui siamo sempre in un parco più relativo, e quindi perché no, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea, ma tanto vedo che non si risolve il problema a nessun livello, neanche con le fototrappole. Niente, no. Proprio alla radice. Bravo, è proprio nelle famiglie insito, dai. Bene. Che se i genitori stessero più da figli forse. Quindi noi che ci stiamo a fare, cosa ci stiamo a fare? Niente. No, no. Magari qualcosa, qualcosina potrà avvenire, qualcosa dal punto di vista di intervento civile può darsi che possa fare, però non è facile. A domani. Ciao.